Eccoci ancora con il nostro Real Time Analysis sulle fonti TV e allora siamo pronti a dedicarci al Forex, alle valute, a partire da ciò che leggete in sovrimpressione, parità euro-dollaro non succedeva dal 2002, quindi da 20 anni. Potremmo dire che nell'ambito del discorso su quali possono essere in questo momento i beni rifugio, in un momento di mercato ovviamente ballerino, siamo peraltro in prospettiva futura, guardando quello che potrebbe accadere nel secondo semestre alla luce di ciò che sta avvenendo e quindi con le decisioni delle banche centrali, il tema dell'inflazione in America, insomma, ha superato il 9%, la Banca Centrale Europea che dovrà fare i conti con l'economia di tutta l'Eurozona, la crisi di governo italiano, dicevo, potremmo dire che in questo momento a livello di bene rifugio il dollaro, lo diciamo anche in modo un po' provocatorio, batte l'oro come bene rifugio, insomma. Cosa sta accadendo da questo punto di vista? Poi andremo a vedere anche quali altre valute in questo momento possono essere interessanti e quali invece stanno dando delle indicazioni negative sul fronte più macroeconomico. Intanto saluto Fabrizio Mastroforti che è con me per questa parte di diretta. Fabrizio, bentrovato. Buongiorno a te, Emanuela, e ai telespettatori delle fonti TV. Senti, ma è così? Il dollaro batte l'oro in questo momento a livello di safe haven, di bene rifugio? Diciamo che batte sia i beni rifugio che le valute rifugio, nel senso che sembra l'unica valuta che non viene considerata, tra virgolette, carta straccia. Sembra che sia l'unica economia che possa far fronte a questa situazione macroeconomica dell'inflazione, quindi e della post pandemia e del conflitto, proprio perché l'Europa viene invece sotto la lente, come anticipavi tu nella presentazione, dal punto di vista deve far fronte a dei paesi con delle economie in difficoltà, e quindi l'eventuale rialzo dei tassi deve essere molto più ponderato. Sembra che invece in America, dopo aver parlato di transitorietà, e vediamo l'inflazione al 9%, chiaramente, però sembra che gli operatori credano nello spazio di manovra molto aggressivo da parte della Federal Reserve, senza che questo provochi degli scossoni a livello economico. Ecco, questo sembra per adesso quello che viene detto dal mercato, anche Certo. se già da oggi c'è anche da mettere in conto l'eventuale presa di profitto su questa grande corsa del dollaro. Qualcuno vorrà prendere anche profitto, e quindi diciamo che eventuali storni o eventuali diciamo, riprese da parte dell'euro, anche perché per il 21 luglio è attesa la riunione della BCE, poi il 27 avremo quella della Fed, quindi appuntamenti importanti. Ci potrebbero essere, come dicevo, dei ritracciamenti, delle prese di profitto, però i livelli che dimostrerebbero, insomma, un'inversione di tendenza sono lontani, quindi attenzione anche Ah, ecco. a vedere un'eventuale ripresa, no, da parte sia scusate, sia dell'euro che della sterlina, che dei dollari australiani e neozelandesi potrebbero riprendersi, ma secondo me solo per una presa di profitto da chi ha acquistato dollari, e chiaramente questi dollaro è salito molto. Quindi per spiegare bene, allora Fabrizio, poi tocchiamo altri aspetti e poi andiamo a vedere anche graficamente le valute che tu hai già nominato. Non si può ancora parlare di un trend che è cambiato, giusto? Ho capito bene? Esatto, nel senso che il dollar index ha toccato 109, come euro-dollaro è andato sulla parità, anche il dollar index, il paniere, certo, per la maggior parte è formato proprio dall'euro, no? Quindi dalle maggiori transazioni, però anche con le altre valute ha raggiunto dei livelli che non si vedevano da tantissimi anni. C'è in atto un ritracciamento del dollar index, quindi io però
sopra a certi livelli, cioè sopra a 103, sopra a 100, ancora non si può parlare di un'inversione di tendenza, ma solo, secondo me, delle prese di profitto, e quindi attenzione anche ad andare ad acquistare, insomma, in un momento che può essere un ritracciamento per No, poi una certo. Cioè, diciamo che ripresa. non c'è ancora un trend consolidato che possa definirsi consolidato, quindi chiaramente bisogna agire con estrema cautela, ancora più del solito. Insomma, allora Fabrizio, sempre per restare sul discorso della parità tra euro-dollaro, poi tu ci dirai sicuramente qualcosa di più e andremo a vedere anche quali sono le tue previsioni, ma il fatto che sia stata raggiunta dopo 20 anni, dopo tanto tempo, questa parità dipende da tanti fattori. Intanto come hanno reagito, l'abbiamo detto anche prima, le banche centrali sul tema dell'inflazione, poi eventi esterni come la guerra e poi tutte le previsioni e le prospettive sull'economia futura sia degli Stati Uniti che sull'Europa. Ma appunto, la vedi come lo vedi come un segnale di pessimismo verso l'economia europea, questa parità, cioè il fatto che l'euro sia sceso così tanto nei confronti del dollaro? Beh, tecnicamente anche chiaramente dalla forza del dollaro, no? L'abbiamo detto, se no Sì, avremmo visto solo sì, un euro dollaro, no? Un euro in difficoltà, ma una sterlina e altre monete e valute invece no? È proprio lo spread, no? Tra le politiche delle banche centrali. Vediamo un dollaro yen, per esempio, che in un momento così particolare lo yen viene continuamente venduto. Ma perché? Perché ancora lì abbiamo una politica monetaria. espansiva, monetaria espansiva rispetto, insomma, a delle politiche aggressive. Abbiamo visto anche in Nuova Zelanda l'inflazione al 6,9%, cioè valori che non si vedevano anche lì da tantissimi anni. Quindi tutte le banche centrali, diciamo, stanno alzando i tassi, però se vediamo anche i commenti, no, del governatore della Bank of England, per esempio, che è stata una delle banche più aggressive, già da diverso tempo sta alzando i tassi anche sopra le attese, ha fatto rialzi anche dell'1% in una riunione, però l'economia sembra, l'inflazione sembra non rispondere, quindi c'è anche qualche dubbio, no, sull'efficacia delle solite, misure, no, contro l'inflazione. Ma perché? E poi in Europa, chiaramente, le sanzioni, per quanto riguarda il conflitto, russo-ucraino, pesano tantissimo dal punto di vista anche psicologico, su come considerare, come anticipavi tu, un problema proprio È europeo e della certo, regione europea. è certo. È certo. Beh, più il dollaro è forte, più per esempio per l'Europa il petrolio è costoso. Sappiamo molto bene quanto stiamo facendo i conti, no? Per esempio con il petrolio. Poi peraltro in Europa c'è una disparità anche, no? Da un punto di vista economico dei vari paesi, lo dicevi anche tu prima, quindi chiaramente la situazione è più variegata, ma in questo momento complicata appunto dalla potenza del dollaro, no? Per alcuni paesi potrebbe essere più conveniente, per altri meno, Fabrizio. Esatto, purtroppo noi siamo uno di quei paesi sotto il mirino, poi noi Infatti. ci mettiamo del nostro nel senso crisi di governo, che non dico che non ci devono essere crisi di governo o non ci devono essere elezioni in questo momento, però ecco, abbiamo visto che la figura del Presidente del Consiglio è stata, cioè la Yellen ha parlato proprio come di un consigliere, nel senso che finora Mario Draghi è considerato tantissimo. Quindi, cioè, io non voglio fare considerazioni politiche, però non mi sembra, ecco, il momento giusto per fare, insomma, Sì, delle no, crisi di governo. esatto, anche perché poi insomma, le situazioni quando cambiano portano inevitabilmente degli scossoni, no? Almeno all'inizio, quindi in questo momento diciamo che qualsiasi piccolo movimento in più potrebbe essere davvero rischioso. Allora, dopo andiamo a vedere anche altre valute prima di chiudere questa parte dedicata al Forex. Quali sono gli scenari sull'euro-dollaro che tu vedi, Fabrizio? Come dicevo, è iniziato un
diciamo una presa di profitto, secondo me, un ritracciamento, anche Sì. perché sui grafici non vediamo mai, no? Abbiamo visto una discesa di euro-dollaro abbastanza decisa, ma ci sono sempre delle prese di profitto, dei ritracciamenti. Quindi, secondo me, le resistenze poste a 1,0340, 1,0350 e fino addirittura a 1,0780, quindi per fare un numero paro, 1,08, è l'ultimo baluardo, diciamo, per un trend ribassista, cioè dovremmo risalire sopra 1,08 per considerare un'inversione di tendenza. Quindi, e questo si riflette anche su altri grafici, cioè nel medio periodo, quindi come dicevo, sulla sterlina, su dollaro australiano, dollaro neozelandese, nel senso che ci sono dei livelli molto più in alto per arrivare poi a considerare un'inversione di tendenza. Io per adesso, almeno secondo la mia analisi, sia analizzando i contratti, cioè il Cot Report, quindi degli istituzionali, delle cosiddette mani forti che continuano a essere in posizione corta sia sull'euro, sulla sterlina e come dicevo sui dollari neozelandese e australiano, fanno pensare che queste siano delle normali prese di profitto da chi ha acquistato dollari e quindi prende profitto perché veramente c'è stata una salita abbastanza Certo, importante. Ecco. certo. Ma quindi nell'ambito, abbiamo iniziato proprio parlando di safe haven, beni rifugio, ovviamente parliamo di valute rifugio, lo yen abbiamo già visto, insomma, che in questo momento ha un po' perso il suo smalto da questo punto di vista, ma proprio perché la banca giapponese, la banca centrale giapponese sta portando avanti una politica monetaria assolutamente accomodante proprio per in controtendenza con quello che stanno facendo le altre banche centrali, quali sono le valute più seguite, cioè i cambi più seguiti e quelle che possono fungere da bene rifugio in questo momento? Quindi il dollaro l'abbiamo messo ovviamente in pole position. Purtroppo, come dicevo, le valute rifugio per eccellenza erano considerate lo yen e il franco svizzero. Diciamo che il franco svizzero resiste un po' anche perché si è visto un rialzo dei tassi anche lì dopo tantissimi anni Certo, per certo. un'inflazione crescente anche in Svizzera. Poi chiaramente anche il discorso della neutralità, no, della Svizzera in un momento di tensione anche dal punto di vista geopolitico potrebbe aiutare questa valuta dal punto di vista della valuta rifugio, che resta in ogni caso valuta rifugio. È stata oscurata anch'essa dal dollaro, chiaramente se guardiamo il cambio USD/CHF, è chiaramente anche perché diciamo che correlato negativamente con euro-dollaro, quindi scendendo tantissimo euro-dollaro, USD/CHF è salito, quindi anche il franco svizzero chiaramente se vuole essere vista come una valuta rifugio non la si deve considerare con il dollaro americano, ma semmai con altre valute che sono ancora più in difficoltà. E quindi, passando al bene rifugio, anche lì tecnicamente vediamo che il gold in questo momento di alta inflazione, di fino a poco tempo fa bassi rendimenti obbligazionari, doveva essere acquistato come si dice a mani basse. Invece abbiamo visto diciamo una discesa anche dell'oro, addirittura fino ha toccato Ah, sì. Venerdì 1699, adesso si sta riprendendo dai 1700. Secondo me, chiaramente nel ritracciamento del dollaro, tecnicamente il dollaro è XAUSD, è un cross, quindi chiaramente dal punto di vista tecnico, se cresce il dollaro, cala l'oro, no? Nel senso, quindi questo dal punto di vista tecnico, dopo ci sono altri fattori chiaramente, però in questo momento anche lì vedo diciamo un ritracciamento, una ripresa da parte del gold perché vengono venduti un po' per presa di profitto i dollari.
Ok, grazie Fabrizio Mastroforti per questo spazio dedicato al Forex. Naturalmente ci sentiamo presto sulle fonti TV e se vuoi ricordare i tuoi contatti, i nostri amici ti possono scrivere direttamente. Sì, cioè, nei miei contatti soprattutto su Facebook Sui e social. Instagram, sui social, e poi io rispondo sempre anche sulla mia mail. Va bene, grazie Fabrizio Mastroforti, buona giornata, grazie per la collaborazione.